Benvenuti a Vegas to Italy, la striscia quotidiana che vi racconta l'avventura dell'Italia del poker alle World Series. Oggi, puntata numero 10 del nostro viaggio, la 32esima delle WSOP 2013, vi parleremo delle sfortune di Dario Minieri dopo un brillante inizio di World Series, del Mirage, il primo vero ufficio di Max Pescatori a Las Vegas, di cosa significhi spiguare e del perché è importante farlo nei tornei da $1,500 di buy-in. Ma subito, copertina dedicata ad uno dei milionari ancora in corsa nel One Drop che domani assegnerà 4,8 milioni al vincitore. Parliamo di Aralabos Vulgaris, figlio di un emigrante greco col vizietto del gioco che da ormai un decennio è diventato famoso perché nessuno al mondo scommette più di lui sul basket NBA. In questa intervista esclusiva lo sentirete dirci quanto sia piccolo il mercato del betting sul basket se paragonato a quello di altri sport. Ma sappiate che da anni Bob si mantiene scommettendo più di $1 milione al giorno sull'NBA e pare che il suo ROI si avvicini ad un impressionante 6%, merito di una conoscenza certosina della statistica applicata al basket, affinata al punto da creare persino un software apposito. Oh, se questa storia della statistica applicata allo sport dovesse vagamente ricordarvi la trama di Moneyball, il film sul baseball con Brad Pitt, beh, non siete nel torto. Ma partiamo dall'inizio, dallo sportsbook del Caesar Palace, dove tutto è cominciato una quindicina d'anni fa. Oh, when I was a kid, yeah, when I was like 19 with my dad. That's where it started. My dad was betting on basketball, and so I, you know, just casually, and so I started doing the same thing. There isn't much you can do in Vegas when you're underage, but one thing I could do is plant myself in the sports book and not get bothered, so I could just sit and watch basketball all night, and I kind of enjoyed it. I just really liked it a lot, and as a kid, when I started something that I liked, I was pretty stubborn. I would keep on doing it until I felt like I got better at it or got good enough, and I didn't really get good until I was about 23 or 24. But by the time I was 23 or 24, I was able to suss out a pretty decent edge, and I was doing pretty good. Well, I got lucky with one bet that I had made, where I bet like about 80,000 or 75,000 on the Lakers to win the championship in 2000 at 6.5, almost 7-1 at the start of the season. I won that, and then from that point I could start betting more. But before that, I was betting fairly small, you know. I was varying my bets. I remember towards the end of that season, the previous season, I had made some bigger bets, some $10,000 or $15,000 bets, which were bigger than I'd ever made. But for the most part, my bets were in the $1,000 to $2,000 range. The market was such that I was trying to bet as much as I could at the given prices. But the market was also pretty tame back then. You couldn't bet a lot. And in general, the NBA market is not that big. You can't really bet a lot of money. It's not like soccer or, you know, other sports where you can just bet as much as you want. There's nothing really to say. It's just a model. We just try to use as much data as possible and try to make some proper adjustments with the data. And then there's a lot of visual stuff, a lot of stuff that I do on my own that's incorporated into the model as well. Historically, my return on investment was quite high this year. As the years go on, it becomes tougher and tougher. So, you know, the ROI is pretty elastic. It seems to be moving back and forth. It's tough to kind of generally figure out what the actual ROI is right now because the market has changed a lot. It's gotten a lot sharper, so the opportunities are fewer and fewer every year. Yeah, I'm hoping that either Canada or the U.S. legalizes online betting. I don't think the U.S. is ever going to do it in the near future, but Canada might. It feels like they're getting pretty close to it, and that might make it so that the market is a little bit more able to sustain a bigger bet. I don't mention the name of the team just out of respect to the people I worked with, but I worked for the 2009 season, I believe it was. I just basically assisted management in making trades and signings for the most part.
A little bit, not quite. I mean, it's similar, but without actually being employed directly by the team. It was more a consultant role, so it wasn't quite as hands-on. I mean, it's a pipe dream. I could win the Mega Millions or something. I mean, I'm far away from having enough money to buy a basketball team, as far as you can imagine. It's a lot of money to buy a basketball team. I don't have nearly as much money as people think I do. Pretty much, yeah. I don't really have a high expectation for profit when I play. I don't play very much. This is the second tournament I've played since last year's One Drop tournament. So I don't really play a lot. It's entertaining for me. I enjoy it sometimes. Sometimes I hate it, but I enjoy the fact that I hate it, if that makes sense. Dario Minieri viene da un paio di stagioni un po' sottotono per uno come lui. Le World Series 2013 però parevano essere partite sotto i giusti auspici, con due piazzamenti in demani ed un tavolo finale. Poi è arrivata la bad run, che ieri nel $2,500 Ten Game si è concretizzata trovando alla sua sinistra uno come Dario Aliotto, che oltre ad essere un amico è anche uno dei migliori specialisti mondiali di Mixed Games, come ha dimostrato ieri chiudendo appena fuori dalla top 10 il day 1 di questo evento 50. Sicuramente non è stato bello ritrovarmi Dario Aliotto a sinistra al tavolo, è six-handed, sapevo che ci saremmo dovuti giocare dei piatti contro, perché è antistatistico che non si crei una mano. E non sono stato contento quando l'ho visto lì, al seat 2. Particolare a sinistra poi, perché è anche un giocatore molto forte nel momento in cui si creano queste mani da giocare. Non è bello sotto ogni punto di vista. È un amico, non è facile perché siamo sei giocatori al tavolo appunto e quindi ci sono delle mani che vanno giocate in una determinata maniera, altrimenti altereremo la regolarità del gioco, quindi è inevitabile. Ci sono tornei delle World Series in cui se vuoi arrivare in fondo prendersi rischi è un obbligo, non una opzione. Hashtag at Vegas oggi cinguetta per noi il funambolo Lacchinelli. Hashtag spiware. Per chi non lo sapesse, spiware è giocare i colpi in maniera smodatamente aggressiva senza mai tirarsi indietro, anzi un po' anche esagerando. Infatti non a caso sono appena uscito dal 1500 mezz'oretta fa prima di beccare Rudy per i corridoi e abbiamo spiwato 10-10 trovando KK, un piatto da 15.000 che a questo livello del torneo ci poteva far veramente volare in una posizione molto comoda. Però siamo in 2200 iscritti, non mi sento di aver rimpianti, perché se non ci giochiamo i colpi qua non so quando ce li dobbiamo giocare. Quindi spiware, ma con una motivazione tecnica che non ci fa sembrare dei poveri deficienti. Vamos! Parlare d'ufficio richiama alla mente piatte giornate di lavoro, noia, routine. Non per Max Pescatori. In Maxima Vegas oggi parliamo del primo ufficio del pirata italiano a Sin City. Il Mirage è stato il mio ufficio per diversi anni, ma è anche stato il primo hotel che ho mai visto a Las Vegas. Sono entrato nella lobby, quindi per fare la registrazione, mi sono accorto che c'era un acquario grosso, grandissimo, che era degno, non so, dell'acquario di Genova o quello di Monte Carlo. E aveva dentro non so quanti pesci, tra l'altro un pesce grandissimo che era stato lì, era uno dei simboli del lobby del Mirage. L'altro fatto del Mirage è appunto che era il mio ufficio. Perché il mio ufficio? Perché quando io mi sono licenziato e sono diventato professionista, il Mirage era il posto dove andavo a giocare tutte le sere e quindi a fare il vero e proprio professionista di poker. Da quest'anno nelle sale del Rio è apparso un nuovo team pro legato al nome del giocatore più famoso del mondo e della sua neonata scuola di Hold'em. Stiamo parlando di Ivey Poker. Nell'elenco di giocatori voluti dal 9 volte braccialettato anche un player di origine italiana. Lo abbiamo incontrato per voi. Ciao, sono Giuseppe Pantaleo di Bielefeld in Germania. Sono figlio di immigranti dell'Italia e ho la nazionalità italiana. Gioco a poker da 5 anni. La specialità mia è a giocare ai tornei e anche a sit and go. Un mese fa ho firmato il contratto a Ivey Poker. Non è stato Phil Ivey che mi ha chiesto di venire nella squadra sua,
ma i suoi agenti era un'offerta che mi ha piaciuto, con molti giocatori bravissimi, e spero che mo con questa bandiera che posso diventare più forte e vincere un braccialetto. Ho giocato comunque quasi tutti i tornei di No Limit e anche il Pot Limit Omaha. Risultati importanti nella carriera mia: comunque il quinto posto a Barcellona 2010 nell'IPT. Questo, diciamo, era il più risultato e più forte che avevo. E online ho fatto terzo nel Sunday Million e primo al Sunday Warm Up. Anche per oggi è tutto, amici di Vegas to Italy. Appuntamento a domani, ci tuffferemo in un mare di belle donne perché a Rio sarà di scena il Ladies Event. See you tomorrow, guys.